Aiutami, per favore! Non ce la faccio più, aiutami! Duro! Franco, aiutami! Per favore! Sto cadendo, resisti! Franco, aiutami! Non ce la Cerca faccio di più, resistere. Ti dico! Franco, deciditi! Tirami dentro, andiamo! Andiamo! Dai. Franco, dai, dammi una mano! Aiutami, Franco! Resisti! Dai, tira forte! Dai! Franco, che cavolo si ferma questa cosa? Ci sta sentirando? Franco! Ce l'ho fatta! Ho frenato! Dai, muoviti! No, non l'hai ammazzato, sì, tranquillo! L'ho ammazzato! Franco, dai, tiraci su! Aspetta, ti aiuto io! Sta zitta, chiudi quella porta! Falla tacere, falla tacere! Sull'erba, niente di rotto, non è vero? Tranquilla, tranquilla, sta bene, sta bene! Aspetta che ti slego, aspetta! Non esagerare, Valentina, non è niente! E smettila! Il cellulare! Sto qui, devi farti medicare! Hello? Sono Valentina! Ti fa male! Valentina, perché non rispondevi? Nicolas, come stai? Sono qui con i ragazzi, tutto bene? Valentina, ascoltami bene, dovete riportare il furgone di corsa, altrimenti questi qui ci ammazzano! Cosa? Ma che dici? Di chi stai parlando? Chi c'è lì? Che Valentina, c'è? Dammi qua! No! Nicolas, ma che è successo? Sei tu? Non lo so! Sono io! Riporta immediatamente qui il furgone o sono guai! Mi hai preso per Superman, eh? Fa come dice, perché ci vuole ammazzare! Ti do 15 minuti! O porti qui il furgone o ti consegno questi due morti! Vabbè, dimmi dove lo devo portare! No, non dargli resta! Ok, d'accordo, ci vediamo lì! Ciao! Forza, dobbiamo correre, venite! È tutto per Franco, colpa tua, cretino! No, Valentina, non è colpa, lei non sapeva cosa sarebbe ci successo! Ci troviamo in questo bel guaio per colpa sua, lo capisci? La polizia! Oh, cavolo! La polizia! Via, via, andiamo! Flori! Devi dire Flori? Florenzia? È troppo lungo, Florenzia? Va bene, Flori, sientati, è più simpatico, Flor! Mi hai spaventato, ciao. Sono venuta a dirti una cosa. Che cosa? Quando ti libererai di questa palla di piume, non ti rendi conto che... Di questa meraviglia? Lo sai cosa ha detto 3 secondi cosa? Fa, prima che tu entrassi? Cosa? Delphi. Ha detto 3 volte Delphi. Quanto guarda, avanti, di... Delphi! Ma dai! Delphi! Ah, sei un stupido, sei un cretino, sì. Sei cretino, ma ti adoro. Allora la vecchia è caduta? Si è frantumata? No, non sai cos'è successo, è viva e vegeta, accidenti a te. Ma... Vieni qui. Cosa vuoi dire, che c'è? Vieni. Sì. Florenzia. Cos'è successo, Florenzia? È ipnotizzata. Cosa? Chi l'ha ipnotizzata? Non lo so, non so come sia successo, non lo so, ma è così. E mia madre la controlla. Cosa? Tua madre la controlla? Sì. E perché non me l'ha detto la cara suocera? Non l'ha fatto perché non si fida di te, invece io te lo dico perché ti amo. E come... dimmi, come fa per farla entrare in stato di ipnosi? Sentiamo. Questo non lo so, non lo so come faccio a saperlo, non ho la bacchetta magica. Forse ci sono, deve esserci una parola. Lei dice una certa parola e la manda in trance. Una parola, ci sono milioni di parole. Quale sarà quella giusta? Come facciamo a scoprire quella... Allora dobbiamo fare dei tentativi, dobbiamo andare a caso, o se no prendiamo tua madre... E la torturiamo finché non si fa uscire la parola giusta. No, è un'altra cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo fare in modo che Florenzia cada nella trance ipnotica. Così io le chiederò di rinunciare all'eredità. E allora, tesoro, noi due potremmo avere tutti i soldi. Hai sentito? Davvero non ci vuoi dire niente? No, bambini, non voglio dirvi niente. Adesso basta. E questo? Che cos'è questo, Marty? Non ricordi che cosa ti ho detto prima, Flor? Che avrei fatto dei cambiamenti. Non dirmi che anche tu non mi ascolti. Ah, no, non è vero che non ti ascolto. Scusami, forse mi è passato di mente. Oh, povera Florisienta. Io supplicare, non rubare me catenina di oro, ricordo di nonno Pompe. Diretta, cosa stai dicendo? Tutti? Sì, non ti capisco. Dai, insomma, la smettiti di trattarmi come se fossi matta. Che cosa avevi? Flor, tesoro, puoi venire un secondo che devo parlare con te di alcune cose riservate. Neanche per sogno, io non chiacchiero con persone che indossano quelle orrende parrucche. Augurio. Flor, dove vai? A fare una cosa che nessuno può fare per me.
Si vede che deve andare di corsa al bagno. Ma... Accelera invece, devi fare in modo di seminarli, altrimenti ci metteranno dentro dicendo no, che abbiamo basta, rubato il punto. Non sono tanto sicuro. Ma sei impazzito? Se non ti fermi ammazzeranno di botte Nicola. Non ne avranno il tempo, Valentina. Franco, fammi capire che cosa vuoi fare. Sto incominciando a perdere la pazienza. Mi scusi tanto, signore. Nel frattempo non potrebbe mirare da un'altra parte perché sono già sotto tiro. Grazie. Mi hai dato proprio una buona idea. Invece di mirare allo stomaco, mirerò in mezzo alla fronte. Hai altre idee geniali, Nicholas? Il tempo è scaduto. Fateci passare, fateci passare! No, no, va bene così, Valentina. Stiamo per arrivare. Ma è arrivata la polizia! Non voglio finire in una lurida cella con i capelli in disordine! Sta zitta, uffa, sta zitta, sta zitta, che ci siamo quasi! Non perdetevi d'occhio, non devono scappare. E non fate un fiato, siamo d'accordo? Stanno arrivando! Arrivano, 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 arrivano! Arrivano, stanno arrivando, sono qui! Zitto, stai zitto! Franco, stai attento che così gli vai addosso. Frena, Franco, frena, avanti, frena! Ci penso proprio. No, fermati! Franco, fermati. Franco, frena, fermati. Frena, Franco, frena! Fermati! Fermati! Franco! Franco! Ecco qua il tuo furgone! Fermi, fermi, che volete fare? Fermi, fermi! Io ti ammazzo, idiota! Ti ammazzo! La polizia! Via! Cavolo, via! La polizia! Andiamo! Tanto prima o poi andiamo avanti! Andiamo, sì, andiamo, sì, via, andiamo, via, andiamo via! E quella è stata l'ultima volta che ho giocato al casinò di Monaco. Fine dell'aneddoto. È da così tanto tempo che non gioco a poker che non mi ricordo come si fa. Beh, ma il poker è come la carezza di un amante appassionato. Non si dimentica mai. Si sente bene, signora contessa? Mi sento in gran forma, perché? No, per niente, chiedevo. Sì. Non so voi, mie care signore, ma io prenderei volentieri un tè prima della partita. Sì, ottima idea. Lo preparo immediatamente. Oh! Ma lui è sempre così veloce in tutto? Sì, però è giovane. Salve, come va? Oh, salve, chi si tutto vede? Bene, come signora va? Contessa? Sì, splendidamente bene. Sì, ragazzi, voglio dirvi una cosa. Cosa? Adesso io ed Anna faremo una partita a poker e prenderemo una tazza di tè. Un tè? Sì. Un tè! Che bello tè! Quanto sono contenta! Che bello, hai sentito, Salvigiano? Un tè per la signora contessa. Viva la contessa! Siete sicure di stare bene? Perché vi rende così allegri il fatto che si prenda un tè? Faccio un salto da Florenza. No, tesoro, no, rimani qui perché Anna ti deve raccontare quel divertentissimo aneddoto del casinò di Monaco, vero? Avanti, è troppo bello, è troppo bello!